perché un giovane dovrebbe avvicinarsi al Partito Comunista oggi e perché non dovrebbe ritenerlo un progetto fallimentare, sconfitto dalla storia? Ma quello che noi vediamo ogni giorno in realtà è la crisi di questo sistema, un sistema che non riesce ad assicurare lavoro, una casa, un futuro per la nostra generazione. Proprio la nostra generazione più di tutte è colpita da quello che sta avvenendo in questo momento e si rende conto in realtà che quello che abbiamo vissuto in questi 20 anni dal crollo dell'Unione Sovietica, con la descrizione del socialismo come un sistema che è stato semplicemente un qualcosa di mostruoso, in realtà è un assunto assolutamente sbagliato e che mira appunto a difendere questo sistema. Ricordare la rivoluzione d'ottobre è stato forse è la cosa più importante, perché ha rappresentato storicamente l'abbattimento di un sistema basato sullo sfruttamento e per la prima volta una classe subalterna, la classe proletaria, ha conquistato il potere. Nel momento in cui quel sistema lì è andato così, come è andato a finire, insomma è crollata l'Unione Sovietica, le conseguenze materiali che noi abbiamo oggi anche in termini di diritti e di conquiste che ci sono state nel secolo scorso sono quelle appunto che tutti questi diritti e queste conquiste vengono sistematicamente smantellate. Che senso ha oggi festeggiare un anniversario del genere e perché essere comunisti? Per me ha senso ogni anno festeggiare la rivoluzione d'ottobre e ha senso da sempre essere comunista. Marco Rizzo, una giornata importante per la storia, una giornata importante per lei e per il suo Partito Comunista. Siamo qui a ricordare il grande anniversario della rivoluzione sovietica, lo facciamo chiaramente con gli occhi dell'oggi, un capitalismo che è in crisi di sovrapproduzione, cioè non, le merci ci sono, mancano i soldi per comprarle, è una crisi ambientale, è una crisi con le guerre, è un modello che non funziona più e quindi serve un'alternativa. Un giovane che ti facesse la domanda, il capitalismo non mi piace, ma il comunismo è fallito. Noi abbiamo fatto un'analisi anche teorica, non è fallito il comunismo, non è fallito il socialismo, quello della Russia degli zar che si trasforma in Unione Sovietica, quello dell'Unione Sovietica di Lenin e di Stalin. È fallita la revisione del socialismo, cioè quella di Khrushchev per arrivare a Gorbaciov. Ed è quella che ci ricorda i fallimenti. Prima i fallimenti non c'erano. Essere comunisti vuol dire credere in un ideale di uguaglianza, quindi un ideale secondo me giusto, più di tutti gli altri. Molta gente, tantissima gente è morta per realizzare questo ideale, nessuno ha mai combattuto per realizzarlo come si è fatto col comunismo. E io vorrei far parte di anche nel piccolo di questa esperienza e di questo movimento.